Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio. Ben ritrovati. Il Piemonte ha una nuova legge quadro sul turismo. Due le principali novità: la nascita di un'agenzia regionale aperta all'ingresso dei privati e la trasformazione delle aziende turistiche locali, le ATL, in società consortili. Previsto anche un osservatorio di settore. Antonella Parigi, assessore regionale al turismo. Riscrive l'assetto turistico della regione Piemonte, lo riscrive sia a livello di governance regionale, creando un'agenzia che ha all'interno anche operatori privati. Lo stesso impianto lo replichiamo sulle aziende turistiche locali. Gianluca Vignale, Forza Italia. Il rischio vero è quello di penalizzare le singole realtà locali. Il turismo in Piemonte è fatto dalla somma di tante diversità. Ricreando un'azienda unica c'è il rischio che tutte queste particolarità vengano meno. In più c'è un problema di risorse. Firmato a Palazzo Lascaris il protocollo d'intesa tra i garanti dei detenuti piemontesi e il provveditorato dell'amministrazione penitenziaria di Piemonte, Liguria e Valle d'Aosta. Regola i rapporti istituzionali, le procedure operative e le modalità di accesso alle carceri. Luigi Pagano, provveditore amministrazione penitenziaria regionale. Il senso della giornata è quello di sottolineare il ruolo del garante. E dopo la nomina anche del garante nazionale, firmiamo questo protocollo sia con il garante regionale che con tutti i garanti locali. Il 2015 in Piemonte è stato il più caldo degli ultimi 60 anni. Temperature al di sopra della media e scarsità di precipitazioni hanno aumentato i valori di inquinanti come ozono e PM10, ma il trend è in diminuzione. Sono i dati della relazione sullo stato dell'ambiente presentata a Palazzo Lascaris. Silvana Accossato, presidente della Commissione Ambiente. È un lavoro utile per i cittadini sicuramente, per sapere com'è il Piemonte nel quale vivono, e è un lavoro utile per noi che dobbiamo indirizzare al meglio le nostre politiche. Angelo Robotto, direttore di ARPA Piemonte. La qualità dell'aria nel 2014 avevamo un trend in positivo rispetto agli ultimi anni, mentre nel 2015 abbiamo peggiorato un pochino su alcuni contaminanti e abbiamo alcune problematiche sulle falde, ma la balneabilità è garantita. È dedicato agli itinerari della via Francigena che attraversano il Piemonte il nuovo tascabile di Palazzo Lascaris. Il volume, in distribuzione gratuita presso l'ufficio relazioni con il pubblico di Via Arsenale a Torino, è arricchito da curiosità e consigli pratici. Hai problemi con i gestori di telefonia, internet, pay TV o cellulari? Il Corecom, Comitato Regionale per le Comunicazioni, offre un servizio gratuito di conciliazione. Numero verde 800 10 10 11. Ed è tutto. A risentirci la prossima settimana. Ascolta il Consiglio. Il Parlamento del Piemonte alla radio.